Partita molto interessante perché questa squadra è forse una di quelle che ha stupito di più il Borgossese in questa stagione ci ha messo in difficoltà, siamo riusciti a difenderci con le unghie che e poi per poco addirittura non troviamo la vittoria Buongiorno a tutti questa è una squadra, eh, secondo me giovane, ma con grossa qualità gioca un buon calcio eh, a parer mio è anche ben allenata da un allenatore emergente che gli ho fatto i complimenti a fine partita perché secondo me la sua squadra a delle idee importanti eh, e noi ci prendiamo a questo punto anche se eh, se chiedi a loro, hanno il rammarico di non aver vinto, se chiedi a me, ho il rammarico anch'io di non aver vinto. Quindi, forse questo 0-0 ce lo prendiamo, lo portiamo a casa e proviamo a vincere la prossima eh sì, è stato comunque decisivo Teddy quindi bisogna ricordare le tante occasioni anche per loro il Dertona ci ha provato abbiamo studiato un po' con, con Diego prima quella che era la soluzione del secondo tempo ci ha detto che comunque la difesa è rimasta a 4 ma sembrava esserci un'impostazione completamente diversa con Procopio che partiva più da dietro no, l'impostazione era lo stesso eh, c'era solo eh, un problema che quando siamo rientrati nello spogliatoio si è sentito male il disco e quindi è stato fatto un cambio perché Todisco non, non, non era più in grado di continuare la partita e così ho alzato eh, Luzzetti e ho abbassato Procopio ma il modulo è, non è cambiato, il modulo è cambiato negli ultimi 10 minuti perché stavamo Subendo delle ripartenze centrali, e così ho inserito Cantè, e siamo passati da 4-3-3. Sinceramente, se da pallina attiva, nostra abbiamo preso un paio di ripartenze, altrimenti non l'avremmo più presa. Eh sì, ottimo il suo ingresso, ottimo anche l'ingresso di Saccala. L'abbiamo visto molto presente nel corso della ripresa, soprattutto quando a campo aperto dimostra di essere un giocatore molto decisivo. Sì, eh, diciamo che gli farei anche complimenti adesso se faceva gol. I complimenti non li faccio. Ok, da studio e poi passo la palla a Gianni. Piero? Sì? Eh, qualche domanda per il mister in diretta? Sì, eh, no, volevo chiedere al mister che eh, adesso va molto di moda appunto la posizione in cui è entrato Sarkar, cioè il giocatore che guida le ripartenze da dietro e, e che è capace di saccare l'uomo, se tu ce l'hai è grazie a Sarkar avanti. Scusa Piero, non abbiamo perso il finale. Sì, è tanta manna avere un giocatore, ah, tanta manna avere, avere un giocatore come Sacca. Negli temi moderni ci sono tante squadre che cominciano ad adattare a questa tattica con le partite da dietro. Sì, forse, forse non solo Sacca, ne abbiamo tre perché c'è anche in Roma. Irone secondo me ha questo spunto qua nel breve, ce l'ha anche Otelè lo spunto. Quindi la squadra, la società l'ha costruita. Eh, sotto questo aspetto per avere eh, ripartenze importanti, poi il calcio eh, fa parte anche di questo. Certo. Mister, ti ripongo la stessa domanda. Eh, mercoledì c'è una gara molto importante per Tortona, per la tifoseria tortonese, quella come contro il Casale. L'andata andò benissimo, il dialogo fu de devastante. Adesso ci attende però una prova molto importante quella di mercoledì pomeriggio. Ma guarda, eh, adesso il Casale eh, è da un mese che. Quando giro per Tortona mi ricordano di questa partita, quindi lo, lo so benissimo, poi è già eh, il 2 marzo compio un anno di presenza a Tortona, quindi so benissimo il discorso col Casale, è, è normale che eh, la metteremo tutta, faremo di tutto e di più eh, per, per accontentare i tifosi, ma non solo loro, anche noi penso che a noi piace vincere, specialmente a me. Davanti soprattutto al nostro pubblico, Gianni, ti lascio per eh, sì, le ultime ho... considerazioni. Mister, scusami, eh, secondo me è un buon punto. Secondo me San Francesco Teti oggi è tornato a fare i suoi miracoli perché ha fatto tre grandi interventi. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. E anche durante la partita hai fatto tanti cambi di, di Procopio: che è andato a fare il terzino, eh, Otelè è venuto qui a destra, Roma Irone, intercambiabilità, cioè. Tanti ruoli, veramente una bella partita con una squadra fantastica, una squadra veramente allenata bene, con tanti giovani che, che insomma dovremmo avere anche noi una fortunella così da beccare un giovane e da venderlo al Milan per 100.000 euro. Sì, hai detto tutto Gianni. L'unica cosa che poi in queste partite succede è che... Eh, che che, che, che subisci come abbiamo anche subito, ma che attacchi come abbiamo anche attaccato e poi con un po' di fortuna alla fine Sacca o Diallo o chi per esso la butta dentro e adesso staremo a parlare di una grande vittoria. Però il calcio ti toglie e ti dà in questo momento. Ripeto, la ripeto il concetto. Se parli col Borgo dice che meritavano loro. Io dico che mi guardo i miei, le mie occasioni e dico che se, se avessimo vinto non avremmo rubato. Quindi, alla fine il pareggio è quello giusto, anche se a me sinceramente, oltre a non perdere, mi piace anche pareggiare. Assolutamente, oggi ti dico, praticamente io mi allaccio a quello, no? che, che praticamente è stato veramente un buon punto, che se avessimo trovato un punto così anche in altre situazioni, oggi avremmo 4-5 punti in più. Sono d'accordo, il punto di Saluzzo, il punto di Fossano, il punto di Domenica con la Caronnese, quindi sono d'accordo con te. Però l'ho detto, non mi ricordo più dove l'ho detto, eh, quando una squadra, eh, perché a me è già successo di vincere il campionato in Serie D, sono quelle partite dove le vinci quando giochi bene e quando non giochi bene porti via un punto rubacchiando perché meritiamo gli altri. Quelle sono le squadre che poi vincono. Mister, ti, ti prendo dammi un giudizio su Speranza. Cioè, è un giocatore che come entra questa io la vedo così, eh? è un giocatore che come entra? Eh, sembra che sia devastante, gioca 10 minuti, un quarto d'ora e poi boh, sparisce. Allora posso dirti che è un calciatore di calcio che fino a, a due giorni fa giocava nel settore giovanile quindi deve ancora ambientarsi con tante presenze in, in panchina in serie B un conto la panchina, un conto giocare eh, quindi gli manca proprio il contatto con gli adulti e voglio farvi eh, un, vi do un ricordo, le prime quattro partite di Gagliani, zero minuti giocati, quindi pian piano Gagliani dopo un mese è diventato un, uno mm. dei più forti in, centrali in, della un, categoria. Un quasi calciatore, quasi calciatore, i calciatori ce ne va ancora per arrivare calciatore, quindi a lui diamogli un po' di tempo, ma se volete io di giovani un po' me ne intendo, eh, Fe, eh, Speranza è, è un calciatore che da grande giocherà a calcio. D'altronde se l'hai preso insomma tanta roba no? Sì la società me l'ha portato eh, io dico che, che sta a me adesso migliorarlo è normale che averlo avuto il 10 agosto con un mese e mezzo prima di iniziare la prima partita sarebbe stato il massimo però adesso lui è un ragazzo molto professionale ed è un vero professionista sono contento di lui mister quando ti avremo di lunedì nei nostri studi quando vinciamo qualcosa di importante quindi eh, non questo lunedì, ma il prossimo è una promessa. Grazie, grazie, <ride> grazie mister. Sì. Buona domenica. Sì, buon, buon rientro, Ciao. grazie, Ciao grazie mister. Forza, dertona sempre.